tatto sì, sicuramente mi lascia con un po' di amaro in bocca, perché dopo un primo tempo giocato bene sicuramente non mi aspettavo di essere sotto di 1-0, questo è poco ma sicuro. Dopo la partita si è incanalata come volevano loro, quindi potevano ripartire e stare tutti dietro la linea della palla. Per noi è diventato difficile, se non inventava qualcosa qualcuno o capitava una palla inattiva da sfruttare, difficilmente si poteva pensare di fare gol. Quindi così è stato. No, non c'è da giustificare niente. Ripeto, quando una squadra, non stiamo parlando di una squadra di adulti o di grandi, che ha una gestione della palla che ti permette di arrivare con facilità in zona offensiva. Quindi, ripeto, quando trovi una squadra tutta schierata dietro la linea della palla si fa fatica. In più abbiamo avuto giocatori probabilmente che davanti hanno fatto meno bene del solito e ci sta. Sì, l'errore di Marzucco probabilmente. Decisivo non lo so, è stato un errore, è stato un errore, capita, i ragazzi possono sbagliare alla loro età, non è che possiamo lapidarlo nello spogliatoio, cioè, sbaglia come sbagliano tanti altri, peccato, ripartiamo. Ma le nostre occasioni le abbiamo avute, poi se non le sfrutti e loro al primo occasione te la buttano dentro, dopo diventa difficile. Toro poi è una squadra che si difende bene, gioca di ripartenza e ha fatto bene, se no sarebbero primi classifica. Ma i margini di miglioramento sicuramente ci sono, quando parliamo di ragazzi di 17, 16, 18, 18 anni. Lo sviluppo è un buono sviluppo, ma bisogna concretizzarlo. Non basta, secondo me giochiamo ancora in maniera troppo anarchica davanti, soprattutto. Dobbiamo giocare di più di squadra e trovarsi di più tra di loro, compagni. Invece spesso c'è sempre il pensiero di fare l'azione personale, quindi questo a volte ti va bene e la maggior parte della volte ti può andare male.